Trader, buonasera Di Lorenzo. Buonasera a lei, grazie per l'invito. Allora, situazione sui mercati, stanno per chiudere, una giornata contrastata, si attende ovviamente la Banca Centrale Europea, piazza affari debole, dicevamo delle banche che comunque qualche presa di beneficio oggi, però sostanzialmente il settore bancario continua a fare da traino considerando le ultime sedute. Sì, la classica giornata interlocutoria in attesa di un evento estremamente importante. In realtà la giornata è stata a due velocità, dall'apertura fino intorno alle 12 il mercato ha retto e poi sono arrivate delle vendite piuttosto rilevanti sui bancari che hanno in qualche modo zavorato l'indice. In ogni caso la chiusura è intorno alla parità, quindi niente di particolarmente rilevante. E poi ricordo che tutto sommato siamo quasi al più 20% da inizio anno, quindi in ogni caso è un'annata veramente interessante per Piazza Affari, leader fra le principali borse europee. La resistenza a 22.000 punti si sta opponendo in maniera abbastanza decisa alla salita dei prezzi, red d'azione nel domani. 14.30 appuntamento con la BCE, Mario Draghi in conferenza stampa. E questo, come d'altra parte succede negli ultimi anni, è un po' l'evento price sensitive, l'evento che tutti aspettano, e non a caso le prime tre sedute della settimana, se fa caso, sono state di sostanziale traccheggio, un movimento abbastanza evanescente con i prezzi che in qualche modo lateralizzano, proprio perché gli operatori non vogliono prendere posizione prima di un evento che in qualche modo può condizionare in maniera estremamente rilevante l'andamento dei mercati. E cosa ci dobbiamo aspettare domani da Mario Draghi? Ma guardi, l'impressione che ho io è che il mercato abbia già scontato che Mario Draghi continuerà su quanto ha promesso, quindi continuerà con politiche monetarie espansive, continuerà a stimolare l'economia come ha sempre fatto. Ricordo che Draghi, un taglio quindi domani dei tassi? Un taglio degli interbancari me lo aspetto, ma l'impressione che ho io è che in qualche modo il mercato l'ha già anticipato, cioè nei prezzi è già in parte scontato questo scenario. Ricordo poi che Mario Draghi, che chiuderà il suo mandato il 31 ottobre, rimarrà alla storia come l'unico presidente a non aver mai alzato i tassi di interesse, e questo in qualche modo demarca quella che è stata un presidente della BCE che rimarrà alla storia anche per il whatever it takes e per tutto quello che ha cercato di fare per tenere a galla le economie europee, e quindi credo proseguirà sulla stessa linea, e la Lagarde in qualche modo seguirà il solco battuto da Draghi negli ultimi 5 anni. Domani quali sono i settori da seguire principalmente, a parte le banche ovviamente, nella giornata della BCE? Sì, le banche in primis, in secondo luogo i titoli altamente indebitati che naturalmente sono estremamente reattivi rispetto ai tassi, e quindi penso alle utilities, penso a tutti quelli che hanno in qualche modo a Telecom, all'Enel, che in qualche modo diciamo subiscono e sono impattate dai tassi. Altro tema rilevante secondo me è la questione relativa a tutte le società che in qualche modo sono legate in maniera rilevante alle politiche economiche che deciderà di adottare questo governo. Penso ad esempio ad Atlantia, la questione è ancora naturalmente aperta sulla revoca o meno delle licenze, e quindi questo è un argomento caldo, così come c'è anche Telecom, Mediaset, insomma tutti quei titoli che in qualche modo possono essere impattati da provvedimenti legislativi. Il governo nuovo evidentemente avrà delle linee diverse rispetto al precedente, e quindi attenzione ai titoli che in qualche modo sono estremamente sensibili ai cambi normativi. Allora, grazie Pietro Di Lorenzo per essere stato con noi, SS Trader, ci troveremo nei prossimi giorni. Grazie. Grazie mille a lei, buona serata.